Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di PDM Talk, il talk show che trasmettiamo in diretta streaming dall'home page del nostro quotidiano Parole di Management e in diretta LinkedIn alla pagina di Edizioni Este. Il talk è anche trasmesso ogni martedì alle ore 23 dalle frequenze di Telenova. Oggi parliamo di smart working e la nostra puntata è veramente smart perché Dario Colombo, che conduce la trasmissione con me, è collegato da remoto. Oggi prendiamo spunto per la nostra trasmissione dal libro che Pierluigi Celli ha pubblicato con la nostra casa editrice, La vita non è uno smart working, e chiedo subito a Dario di introdurre i nostri ospiti. Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti anche da parte mia. Il tema ovviamente ci tocca davvero molto da vicino. Per parlare di smart working e di aziende da abitare, come sempre abbiamo i nostri ospiti. Quindi saluto e ringrazio Andrea Del Chicca, direttore corporate e risorse umane, organizzazione welfare di Trenord, Cristina Gobbato, HR Director Human Relations di Continental Italia, Francesco Rotondi, Managing Partner di Lablo, studio legale Rotondi & Partners, Giampiero Tufilli, HR Director di ZTE Italia Group, e poi nel corso della puntata ci raggiungerà anche Pierluigi Celli, che come dicevi è autore del libro che hai lì con te. A te, Chiara. Bene, noi parliamo di smart working. Lo smart working o lavoro agile è normato in Italia dalla legge 81 del 2017 per differenziarlo dal telelavoro. Il telelavoratore svolge la propria prestazione sempre da remoto da casa, mentre lo smart working non ha vincoli di luogo. Prima che arrivasse il Covid, il lavoro agile per lavorare in modalità agile era necessario sottoscrivere un accordo tra l'azienda e il lavoratore. Poi è stata introdotta una procedura semplificata che sarà in vigore sino al 30 aprile. Noi abbiamo erroneamente definito smart working il lavoro in epoca pandemica. In realtà abbiamo vissuto un'esperienza di remote working forzato, ma spostare il lavoro da un luogo all'altro non significa fare smart working. Lo smart working nasce come un'opportunità per far evolvere la cultura manageriale, per incentivare il lavoro per obiettivi. Questo presuppone però il superamento di alcune logiche, come la remunerazione per la prestazione, non per il tempo passato in azienda, la capacità di sviluppare una progettualità dell'esecuzione del lavoro e anche la capacità dei capi di creare un clima di fiducia. La pandemia ci ha obbligato al lavoro da remoto e non sono poche le voci di chi profetizza la fine dell'ufficio. L'ubriacatura del lavoro smart sta generando degli effetti che vanno presidiati. Svuotando gli uffici e portando il lavoro a casa, stiamo mettendo in discussione il modello di sviluppo ed economico delle nostre città. E un'altra derivazione da considerare è il fenomeno del south working, che coinvolge questi lavoratori che si sono trasferiti nelle regioni d'origine, prevalentemente al sud, ma continuano a lavorare per delle aziende del nord. Ecco, come scrive Pierluigi Celli nel libro La vita non è uno smart working, la crisi arriva salvifica per rimettere le cose in discussione, è importante ricondurre lo smart working a ciò che è, e cioè una nuova modalità di organizzare il lavoro che presuppone una presa di coscienza. Quindi lavoro smart, sì, ma attenzione, ci dice Pierluigi Celli, non esistono soluzioni preconfezionate, bisogna essere in grado di gestire la rottura del perimetro aziendale proprio partendo da un salto culturale che coinvolge soprattutto i capi. Ecco, partirei da queste considerazioni con l'avvocato Francesco Rotondi, che saluto e ringrazio per essere con noi in trasmissione, proprio per partire dall'aspetto normativo. Abbiamo detto che la procedura semplificata sarà in vigore sino al 30 aprile, comunque sino al termine dell'emergenza sanitaria. Ecco, dovremmo prevedere un'evoluzione di questa norma legata alla semplificazione dell'accordo? Bene, buongiorno a tutti. Direi proprio che se si vuole interpretare lo smart working secondo quello che è il suo reale significato, noi non abbiamo nessun tipo di norma che lo vada a disciplinare. Noi abbiamo solamente e esclusivamente apportato una straordinarietà all'attuale rapporto di lavoro subordinato, consentendo una modificazione all'interno però del meccanismo che è sempre quello del rapporto di lavoro subordinato, del contratto che prevede la messa a disposizione di energie psicofisiche dietro una retribuzione. Questo
Quindi quello che io penso debba accadere è una normazione che però, ahimè, non deve essere una normazione ignorante. In che senso? Deve essere una normazione a valle di un cambiamento, di cui si parlava prima, culturale, che deve riguardare sia le imprese, sia il lavoratore, ma sia e soprattutto anche il management. Questa normazione dovrà andare però verso un concetto un po' anglosassone, voglio dire, proprio il concetto di smart working, per quello che conosciamo, deve resistere all'idea di una normazione vincolante, cioè van bene i perimetri più ampi, ma deve esserci lasciato un grandissimo spazio all'autonomia contrattuale, e poi soprattutto deve andare verso quella responsabilizzazione del risultato che in questo momento, nel nostro momento storico, è fuori dal contratto di lavoro subordinato. A proposito di smart working semplificato, io so che in Trenord, Andrea Del Chicca, voi avete fatto una differenza molto importante fra lo smart working di emergenza e lo smart working vero e proprio. Ecco, forse occorre sgombrare un po' il campo da questa situazione. Sì, buongiorno a tutti. Sì, allora, noi siamo partiti non avendo niente, nel senso che io sono in questa azienda circa 2 anni e non c'era una policy per quanto appunto riguarda lo smart working. Quindi ci siamo subito attrezzati, anche perché noi avevamo un tema, che avevamo un'azienda che era divisa in due, un'azienda che era a contatto con il pubblico, attraverso i nostri macchinisti, capotreno, le biglietterie, con tutto il tema anche di gestione della continuità e delle paure, ovviamente, del servizio, un'altra parte dell'azienda invece che ci chiedeva lo smart working. Quindi anche noi, devo dire, abbiamo cominciato a far lasciare le persone a casa, ma chiarendo bene che non era smart working. Quello che abbiamo detto è: non chiamatelo smart working, chiamiamo il lavoro da remoto, ma cominciamo insieme un percorso verso uno smart working. Tant'è vero che abbiamo già un progetto che è ancora in corso, che abbiamo definito da lavoro smart working as a duty, cioè come necessità, e lavoro smart working come proprio un bisogno di tutta l'organizzazione, e as a choice come scelta di un modello di smart working che avesse anche coerenza con il modello organizzativo. E devo dire, è un percorso che ci ha portato a avere anche molti ritorni interessanti, perché oltre al tema delle dotazioni informatiche, oltre al tema della gestione, della nuova gestione del rapporto responsabile collaboratore, siamo partiti subito lavorando su una politica, su una policy strutturata, anticipando anche il regime agevolato. Quindi rispetto a questo poi abbiamo anche estratto un gruppo pilota in cui siamo andati in verticale per capire bene come si stesse vivendo questo lavoro da remoto / smart working dal punto di vista dei responsabili, dal punto di vista delle persone che stavano a casa. Però anche qua avevamo un commit molto forte da parte della missione GAPO. Giustamente diciamo: ma questo smart working ci conviene? Perché anche qua dobbiamo decidere, è un tema di welfare, allora lavoriamo sul work-life balance. Ma anche qua, poi noi siamo bravi a lanciare i belli slogan, eccetera. Anche qua, secondo me, questa nuova fase ci richiede anche di vedere il nostro lessico, perché dire anche work-life balance è come se si segnasse una distinzione tra quello che è la vita e quello che chiarissimo, è il lavoro. Chiarissimo, poi lo andiamo ad approfondire, Andrei, da Dottor Tufilli. Ecco, la vostra è un'azienda tecnologica, quindi certamente dal punto di vista dell'infrastruttura la pandemia non vi ha colto impreparati, ma questa prova di efficienza vi sta portando a riconsiderare il lavoro in ufficio? Continuerete a lavorare da remoto? Allora, sicuramente la pandemia ha accelerato un processo che nella nostra azienda era già stato avviato qualche mese prima. Noi siamo, come hai detto tu, Chiara, un'azienda, una multinazionale cinese operante nel territorio italiano, e già a metà del 2019 abbiamo fatto un accordo collettivo che introduceva lo smart working in azienda. Quindi sicuramente non ci siamo trovati impreparati poi nella fase in cui siamo stati costretti effettivamente ad applicarlo. E abbiamo visto che comunque, nonostante le ritrosie iniziali dovute anche alle diversità culturali che esistono in un'azienda multinazionale, lo smart working ha funzionato. Noi abbiamo mantenuto una continuità di business operativo
e anche dal punto di vista delle relazioni non ci sono stati dei grandi problemi. Ecco, quindi a valle di questa esperienza sicuramente attualmente siamo ancora in smart working, quotidianamente il 95% delle nostre risorse lavora smart working. A valle di questa emergenza sicuramente lo smart working sarà un pilastro dell'organizzazione aziendale. Di certo la presenza in azienda sarà non superiore al 50%, quindi prevediamo di sicuro che la metà dei nostri dipendenti quotidianamente sia in smart working. Che significa questo? Che siamo pronti ad abbandonare gli uffici per venire poi alla tua domanda? Beh, questo non credo. Non credo perché, come opportunamente dicevano sia l'avvocato Rotondi che Andrea prima di me, lo smart working non deve essere una necessità, o meglio, non deve essere imposto, ma deve essere parametrato a quelle che poi sono le reali esigenze, non soltanto del business, ma anche dell'altra anima, di quella che poi più curiamo noi dal punto di vista delle risorse umane. Avvocato Rotondi, una battuta prima di andare in pubblicità, ma lei se lo immagina il suo studio totalmente dematerializzato con tutte le persone in smart working? No, nel senso che lo smart working per quanto riguarda l'attività professionale, come diceva Giampiero Tufilli, Andrea Del Chicca, va verificato in relazione a quelle che sono le nostre necessità, quelle che sono le necessità di questa attività. Quindi, molto bene, l'esecuzione di attività da remoto, ma non certo l'esecuzione della prestazione, che è quella giuridica, totalmente dematerializzata. Bene, mi sembra che sia stato davvero molto molto chiaro, quindi iniziamo già a mettere dei punti fermi su questo tema e mi pare utile proprio per i nostri ascoltatori. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con tutti voi. Grazie. L'attualità prende forma. PDM Talk sbarca in TV. Ogni settimana PDM Talk, programma che nasce dal quotidiano online Parole di Management, affronta le più urgenti questioni legate alla vita delle imprese e al loro sviluppo. Un'ora di confronto dove imprenditori, manager ed esperti approfondiscono da punti di vista differenti i temi della più stretta attualità. Il salotto di PDM Talk, dopo un anno di trasmissioni in streaming, è pronto per la TV. Saranno le frequenze di Telenova ad ospitare un programma che in un anno, con i suoi autorevoli ospiti, tra cui Pierluigi Celli, Giulio Sapelli, Gregorio De Felice, Maria Cristina Gribaudi e Sebastiano Barisoni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Il programma sarà trasmesso in Lombardia e Piemonte, tra i territori con la più alta densità di imprese, che con la loro propensione all'innovazione trainano la nostra economia. Da queste regioni si riprogetta la rinascita dopo la pandemia. E noi, insieme con i nostri ospiti, saremo qui a documentarlo. Eccezionale, mi fermo. Ecco, bentornati al nostro talk, collegata con noi c'è anche Cristina Gobbato. Ecco, in questa azienda voi avete attivato naturalmente lo smart working per tutti quando è scoppiata la pandemia, poi però è interessante capire cosa è successo quando c'è stata la possibilità di ritornare in ufficio. Ecco, come hanno reagito le vostre persone? Sì, ecco, grazie. Intanto buongiorno, buonasera. Le nostre persone intanto erano sia persone sul campo, perché abbiamo tanti commerciali, sia persone in ufficio. Quindi le persone sul campo hanno naturalmente visto con euforia questa possibilità di rientrare effettivamente sul campo e andare a trovare i loro clienti, dopo che sono appunto stati anche loro obbligati a fare smart working a casa. Le persone che invece avevano la possibilità di rientrare in ufficio hanno intanto l'hanno scoperto durante una nostra open call a tutti i dipendenti, che è cosa che teniamo saltuariamente o comunque in cadenze fisse, e in questa occasione è stato mostrato loro come gli uffici erano vuoti. Quindi una situazione assolutamente strana per tutti, e quindi vedere l'organizzazione degli spazi senza persone è stato veramente emozionante. Nel momento in cui abbiamo detto che gli uffici sono disponibili per accogliere le persone al 50% seguendo i protocolli, però noi diamo la possibilità al 30% di persone di poter rientrare, le persone hanno
di buon grado accettato questa possibilità, e alcuni veramente l'hanno sentita come un po' una liberazione, no? Come una voglia di rientrare e di rivedersi. Certo, non abbiamo avuto una grossissima affluenza, ma cautamente le persone sono rientrate, perché a Milano, dovendo prendere mezzi pubblici piuttosto che il mezzo privato, se questo era a disposizione o meno, era comunque un'altra preoccupazione per le nostre persone. Quindi non c'è stato un rientro in massa, ma un rientro veramente dosato. E nel momento in cui le persone erano in ufficio, la gioia quindi comunque di rivedersi, mantenendo la distanza, le mascherine, tutte le regole imposte ovviamente, ma comunque si è visto, o ancora adesso noto, che quando le persone si incontrano in ufficio hanno questa contentezza di vedersi. Quindi è stato il... C'è una questione molto interessante, ovviamente ringraziando Cristina Gobbato per questo suo intervento, poi torneremo perché c'è anche un'altra questione che vorrei affrontare con lei, affrontata da Pierluigi Celli nel suo libro, che riguarda l'organizzazione. E vorrei chiedere ad Andrea Del Chicca, la pandemia, nel vostro caso, è stata l'occasione per ripensare l'organizzazione, oppure la dobbiamo considerare come una parentesi? No, ormai è il nuovo, sarà uno dei modi di lavorare, no? E quindi è chiaro che va inquadrato in un nuovo, vecchio, insomma, sicuramente un nuovo modello organizzativo. E quindi vuol dire anche rivedere quello che noi stiamo facendo, il modello organizzativo da diversi punti di vista. Quindi da un lato lavorare sui responsabili, dall'altro lavorare sui colleghi che lavorano allo smart work, quindi in termini di formazione, dall'altro anche lavorare su quelli che sono gli indicatori, che poi noi come HR dobbiamo dare una risposta. Ma questo smart working conviene, e quanto conviene, e qual è il ritorno per l'azienda? C'è solo un tema di work-life balance o c'è anche un tema di maggiore produttività? Quindi assolutamente sì, stiamo in termini di formazione, in termini di nuovi processi, ma anche in termini di spazio. Noi stiamo avviando anche qua un'analisi per capire quanto lo smart working ci chiederà di rivederlo in termini anche di spazi organizzativi. E da questo punto di vista, anche un po' con orgoglio, abbiamo unito anche a questo approccio organizzativo anche un supporto psicologico alle persone, perché tutti abbiamo paura, avuto paura in questa pandemia, e quindi non possiamo non creare le condizioni affinché l'azienda non dia delle risposte, no? Perché quello che ci ha dimostrato questa pandemia è ma quanto l'azienda è stata vicina alle persone che hanno paura in termini di aspetti organizzativi, ma anche aspetti umani. Quindi noi, tra l'altro, racconto una cosa simpatica, due anni fa, parlando con il mio amico legato, dicendo sarebbe interessante introdurre anche un corso di mindfulness. Questa azienda, che è un po' militare, gerarchica, ferrovia, parlare di mindfulness sarebbe stata una cosa... Come diceva bene Giampiero, questa fase ci ha portato anche a un'accelerazione di molte cose, non soltanto di adozione dal punto di vista tecnologico, ma anche in termini di supporto alle persone. Tant'è vero che abbiamo, così, nel rivedere anche il nostro welfare, abbiamo introdotto anche elementi di supporto psicologico, ma anche dei webinar in termini di mindfulness. Grazie Andrea Del Chicca, questo tema dell'accelerazione è pervasivo, perché davvero si sono accelerati molti processi, sia per quel che riguarda le conoscenze appunto legate alle tecnologie, ma anche per quel che riguarda le nuove modalità organizzative. Ma girerei la stessa domanda anche a Giampiero Tufigli. Ecco, questa è stata un'occasione per ripensare l'organizzazione, si prospetta un nuovo modello organizzativo da qui in avanti? Ma sicuramente sì. Tra l'altro risponderei a questa domanda partendo dal titolo di un paragrafo del libro, Quando spariscono i confini. Ecco, noi come esseri umani siamo stati abituati da anni di consuetudine a gestire più la continuità che il cambiamento, e quindi a confermare e reiterare determinati comportamenti. Ora questo non è più possibile. Questo non è più possibile. Quindi noi, nel momento in cui abbiamo iniziato ad affrontare il tema smart working, a prescindere dalla pandemia, ci siamo immediatamente chiesti come andare a dare supporto agli attori dello smart working, che sono due, tra l'altro. C'è lo smart worker e c'è lo smart leader. Ok? Quindi andare ad agire in maniera, diciamo, diretta e specifica su entrambe le categorie. Devo dire che in tutto ciò la nostra funzione di continuo aggiornamento e di anticipazione delle necessità
di cui tra l'altro Este è stata anche come dire, sostenitrice. Io ricordo tutti i numeri dell'inizio 2019 in cui si parlava precisamente di smart working, ci hanno aperto anche alla necessità di andare a preparare il terreno per il cambiamento, e questo è quello che abbiamo fatto noi. E tutto il lavoro fatto in tema di formazione ce lo siamo ritrovati immediatamente pronto e fruibile nel momento in cui è arrivata la pandemia. C'è un aspetto, prima lo accennavo, che secondo me potrebbe essere molto utile a questo punto, perché abbiamo fatto chiarezza innanzitutto fra cos'è il reale smart working, cos'è lo smart working di emergenza. L'altra questione è quella che riguarda le donne, perché potrebbe essere lo smart working una trappola per le donne, lo chiedo a Cristina Gobbato. Sì, allora, forse non è di per sé lo smart working una trappola, è questa versione obbligata di tutto il contesto, no, che si è svolto. Quindi nel momento in cui c'è stato l'obbligo di lavorare da casa e di curare anche i figli, anche loro a casa, o anche i propri genitori, quindi questa attività di cura ha sicuramente prodotto un po' questa sensazione di dover comunque rimanere a casa, magari avendo il supporto anche del proprio coniuge, ma questo non è detto che potesse avvenire per tutti. Quindi sì, può essere stata vista come una trappola in alcune occasioni, in altre, nel momento in cui è stato un po' rodato tutto quanto e si è riorganizzata la propria vita personale, si è goduto anche di alcuni momenti di libertà che venendo a lavorare in ufficio non erano possibili, ovvero portare poi quando era possibile i figli all'asilo, a scuola, o andarli a prendere, fare piccole commissioni domestiche che potevano quindi intervallare i momenti di lavoro a casa, e quindi riorganizzare i tempi di lavoro e i tempi di vita. Certo è che però il lavoro d'ufficio non può mancare, perché viene visto comunque come un appagamento per la persona, di qualsiasi sesso si tratti in questo caso, e quindi il fatto di avere dei riconoscimenti professionali, avere la relazione con i colleghi, i propri spazi anche quando si è in ufficio è comunque importante. Abbiamo ancora un paio di minuti, tornerei dall'avvocato Rotondi proprio per rimanere in questo tema della difficoltà di gestire il lavoro appunto al di fuori del perimetro del lavoro. Si sta lavorando anche a livello di Commissione Europea a regolamentare quello che viene chiamato il diritto alla disconnessione, che se non erro è stato introdotto in Francia in una prima battuta. Cosa ne pensa di questa norma? È davvero necessaria? Perché insomma, perché sembra un po' una contraddizione: chi sa lavorare per obiettivi, chi si sa organizzare, non ha bisogno di disconnettersi, quindi vorremmo capire meglio. Sì, però se lei fa le domande e sa già le risposte. No, voglio dire, attenzione, in Francia è stato introdotto ma non disciplinato, e questo la dice lunga, perché enunciare per titoli dei diritti o dei doveri non ha poi un, come posso dire, non è messo a terra, non ha nessun valore. Allora, io azzardo, cioè il concetto del diritto alla disconnessione attaccato allo smart working è un falso problema, proprio perché in realtà è nel DNA dello smart working, e quindi dello smart worker, l'autonomia nella gestione del tempo. Ed è allora autonomia della gestione del tempo disconnettersi o non disconnettersi. Questo problema lo abbiamo perché in realtà noi continuiamo a elaborare principi su delle nuove ipotesi, ma secondo la vecchia tradizione. Ecco che allora continuiamo a immaginare che esistano gli stessi problemi e immaginiamo soluzioni normative. Il diritto alla disconnessione, secondo me, nello smart working non è un tema. Nell'home working sicuramente sì, nel lavoro da remoto sicuramente sì. E questo lo aggancio al discorso normativo di prima. Attenzione, quello che emerge da questa sessione è che noi siamo in un momento di cambio culturale dell'organizzazione d'impresa. Noi non abbiamo più un modello organizzativo, ma avremo N modelli organizzativi. Io auspico una produzione normativa rispetto alla quale il contratto di lavoro non sia più un contratto di lavoro, come posso dire, a prescindere, neutrale per qualsiasi tipo di organizzazione, ma si possa scegliere un modello contrattuale di lavoro
subordinato, non voglio togliere tutela a nessuno, ma che va a modificarsi a seconda dell'organizzazione imprenditoriale nel quale il lavoratore si va a inserire. Ecco che allora avremo sicuramente la possibilità di utilizzare lo strumento organizzativo, perché questo è il tema. Noi abbiamo un contratto di lavoro e poi dall'altra parte abbiamo l'organizzazione di impresa. Se questi due mondi non comunicano, ahimè, avremo sempre problemi di illegalità o illegittimità. Grazie mille, chiarissimo. La pubblicità. Arriviamo fra poco. Grazie. L'attualità prende forma. PDM Talk sbarca in TV. Ogni settimana PDM Talk, programma che nasce dal quotidiano online Parole di Management, affronta le più urgenti questioni legate alla vita delle imprese e al loro sviluppo. Un'ora di confronto dove imprenditori, manager ed esperti approfondiscono da punti di vista differenti i temi della più stretta attualità. Il salotto di PDM Talk, dopo un anno di trasmissioni in streaming, è pronto per la TV. Saranno le frequenze di Telenova ad ospitare un programma che in un anno, con i suoi autorevoli ospiti, tra cui Pierluigi Celli, Giulio Sapelli, Gregorio De Felice, Maria Cristina Gribaudi e Sebastiano Barisoni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Il programma sarà trasmesso in Lombardia e Piemonte, tra i territori con la più alta densità di imprese, che con la loro propensione all'innovazione trainano la nostra economia. Da queste regioni si riprogetta la rinascita dopo la pandemia. E noi, insieme con i nostri ospiti, saremo qui a documentarlo. Non so se mi sentite voi. Bene, eccoci di nuovo in studio. La nostra regia sta lavorando al collegamento con l'autore del nostro libro, Pierluigi Celli, che vedo collegato. Il dottor Celli ci sente? Io vi sento, non so se mi sentite voi. La sentiamo, ma non la vediamo. Forse va attivata la telecamera, se è possibile. Attivare il video, altrimenti non la vediamo. Ma intanto che la regia mi aiuta a sistemare il collegamento video, chiederei brevemente. Avanti come? Scusate, chiederei una battuta a Gian Piero Tufili intanto che sistemiamo il video di Pierluigi Celli. Dove parlo? Su cosa parlo? Ecco, sì. Secondo. Magari Chiara, possiamo chiedere appunto a Gian Piero Tufilli se ci vuole raccontare un po', prima l'ha accennato, il mondo senza uffici, senza questi spazi condivisi. Su altre piattaforme parlo normalmente, su questa qui è sia il dialogo verso istituzionale e formale verso l'azienda, sia mantenere attivo la relazione tra i colleghi. Chiaramente abbiamo lavorato tanto su attività di coinvolgimento, di contest specifici, sullo smart food, smart gym, cioè tutte attività che in quel momento in qualche modo andavano ad intercettare quelli che erano i bisogni primari dei nostri colleghi. E questo ha funzionato molto. Diciamo che noi oggi abbiamo trasferito, seppur con i limiti del distanziamento, la comunità dall'ufficio, o meglio, abbiamo provato a trasferire la comunità dall'ufficio all'online. Ecco, stiamo cercando di recuperare il collegamento con Pierluigi Celli. Non so, Chiara, se siamo riusciti a riprenderlo.
Non ancora, ci sta lavorando la nostra regia, ma intanto tornerei da Cristina Gobbato per tornare al tema della riorganizzazione dei loro spazi, perché ci ha detto, insomma, le persone sono state entusiaste del rientro in ufficio, ma il rientro non sarà ovviamente per tutti, e questo naturalmente fa presagire una rimodulazione di tutti gli spazi. Le aziende stanno ovviamente pensando di ridurli. Sì, allora non soltanto una questione di riduzione in ottica di risparmio, perché non è questa la logica che sta guidando questo nostro cambiamento che stiamo cercando di portare avanti, ma è veramente una rimodulazione degli spazi, cioè la modalità di lavoro cambierà anche, quindi sfruttiamo gli uffici per i momenti conviviali, per i momenti di formazione, per il passaggio di conoscenze. E quindi per far questo non vanno più bene le scrivanie a batteria come abbiamo in questo momento, ma bisogna strutturare degli spazi di co-working in azienda, quindi molte più sale riunioni e molte più scrivanie magari tondeggianti che invitano più ad uno scambio, allargamento magari di quello che sono le cucine attuali, e quindi in spazi anche di relax dove si può fare anche qualcosa in autonomia e a riparo, diciamo così, da interferenze di altre persone, quindi phone booth piuttosto che altre aree di concentrazione che sono utili per questo. Quindi stiamo cercando di rimodulare gli spazi in uffici proprio per l'esigenza che abbiamo nel momento in cui rientriamo in ufficio, perché se rientriamo in ufficio con la stessa modalità di lavoro che abbiamo a casa, cioè tutta la giornata attaccati al cellulare o alle cuffie, non serve a nulla rientrare in ufficio, sono cose che si possono fare tranquillamente poi anche da remoto, non è detto da casa, ma da qualsiasi posto, non obbligatoriamente in ufficio. Ecco, esatto, magari non da casa, perché la casa effettivamente è diventato molto complicato. Se non riusciamo ad attivare il video. Prima di andare da Pierluigi Celli, visto che abbiamo fatto una piccola digressione sulla disconnessione con l'avvocato Rotondi, che non so se ci riesce a sentire perché non la vedo più in video, perché avrei una domanda perfetta da porle e senza risposta questa volta, perché quando pensiamo rispetto alla modalità di erogazione della prestazione non abbiamo considerato la politica di rewarding. Prima parlavamo di tempo retribuito, adesso effettivamente il tempo non può essere più la variabile, l'unica quantomeno da considerare. Come si gestisce tutto questo? Questo si deve gestire attraverso una modifica del famoso sinallagma contrattuale, dicono i professori, cioè se l'idea del rapporto di lavoro subordinato resta ancora la messa a disposizione del mio tempo affinché tu, datore di lavoro, attraverso i tuoi preposti, lo organizzi, lo utilizzi, a prescindere da quello che può essere il risultato, noi non avremo mai uno smart working, non avremo mai realizzato lo smart working. Questo è un elemento di cambiamento, a mio avviso, che culturalmente noi, a livello individuale, siamo pronti a effettuare, ma a livello, come posso dire, collettivo, soffriamo della sindrome del branco e reagiamo in maniera ignorante e, come posso dire, populista. Io adesso sento bene. Perfetto, abbiamo recuperato quindi l'audio. Abbiamo recuperato l'audio, ecco, dottor Celli, benvenuto in questa trasmissione, magari il collegamento con il cambio, ma cerchiamo di affrontare anche con lei la questione di cuore di questa puntata, cioè la sfida importante sarà quella di progettare delle esperienze di lavoro miste, perché l'azienda, come scrive anche lei nel suo libro, è un luogo da abitare. E non è possibile rinunciare alle esperienze, alle relazioni sociali che si generano all'interno del luogo di lavoro. Ecco, cosa possiamo dire rispetto a questo? Sì, sì, mi sente? La sentiamo? Ecco, sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. La sentiamo, ecco, volevo un commento rispetto a questa sua affermazione, cioè il fatto che l'azienda lei considera sia un luogo da abitare, quindi non si possa prescindere
non si possa prescindere dall'azienda come luogo, come perimetro dove vivere anche una socialità. Dottor Celli, mi sente? Chiara, se vuoi, magari posso fare un'altra domanda mentre recuperiamo l'audio, sì, certo. Perché si sentiva anche molto male. Ok, perché secondo me potrebbe essere utile, visto che abbiamo parlato di tante tematiche che mi pare il nostro pubblico essere particolarmente interessato, potremmo anche iniziare a dire che non è, visto che si diceva il DNA dello smart working, c'è l'autonomia della gestione del tempo, possiamo dire che non tutti sono pronti per affrontare lo smart working? Andrea Del Chicca, visto che annuisce, chiedo a lei allora una battuta su questo. Mi metta l'audio così la sentiamo, grazie. Esatto. Non tutti come persone, ma anche come responsabili, perché qua siamo di fronte a un cambio da non sottovalutare, perché poi lo smart working porta anche dei rischi oltre che delle opportunità, perché poi guardando in faccia la realtà delle cose, il collega che si sente già lontano, quello che noi chiamiamo il patto psicologico, no? Tra rispetto all'azienda, il fatto di stare a casa allenterà ancora di più, diciamo, il rapporto e la relazione con l'azienda. Quindi assolutamente sì, è una grande opportunità, è uno strumento, sappiamo che i confini, come dice anche il dottor Celli nel suo libro, insomma, sono cambiati, i concetti di tempo e spazio stanno cambiando e sono cambiati. C'è un tema, anche qua, lo dice Celli nel suo libro di middle management, quindi non possiamo non lavorare su chi gestisce poi questi processi, e quindi c'è bisogno di una formazione che diventa apprendimento rispetto anche ai capi, che diventa engagement, che diventa revisione di un modello di management e di leadership rispetto anche, io dico anche un tema che noi stiamo affrontando, in termini di KPI di questa prestazione, cioè quello dove dobbiamo essere sempre più capaci di misurare anche questo smart working, sapendo che la logica precedente di performance management sta radicalmente cambiando. Bisognerà però anche comunicarlo alle persone, che non tutti sono adeguati per fare lo smart working. Cristina Gobbato, per esempio, come si può dire a qualcuno tu puoi fare smart working, tu invece non puoi farlo? Noi stiamo aiutando le nostre persone veramente a cambiare, quindi è proprio una questione di change management, il loro orientamento non soltanto al lavoro ma anche alla vita personale in generale, professionale e non. Quindi non da parte nostra non diremo a qualcuno tu non sei adeguato allo smart working, anzi noi stiamo generando in tutta la nostra azienda un lavoro che è mirato al raggiungimento di determinati obiettivi che sono nella job description o comunque che riguardano l'attività di ognuno, quindi ognuno deve essere in grado, sentendosi responsabilizzato, di poter portare avanti le proprie attività, i propri obiettivi, il proprio lavoro con l'aiuto dei responsabili. Ovviamente anche loro devono affrontare la loro parte, no, di questo cambiamento e aiutare le loro persone a utilizzare questo orientamento che cambia. Quindi non è io attendo il lavoro quotidianamente perché nel momento in cui mi arriva una telefonata, una mail, mi muovo. No, io so già che quando arrivo o quando sono a casa, comunque quando accendo il computer, so già quello che devo fare. Quindi bisogna aiutare le persone semmai a trovare un'organizzazione migliore tra il loro tempo privato e il loro tempo dedicato al lavoro. Questo sì, perché non tutte le persone, appunto come diceva il mio collega Andrea Del Chicca, sanno organizzarsi, quindi bisogna insegnare loro a come pianificare, a come organizzare meglio le loro attività. Ecco, torniamo alla questione della formazione, che è assolutamente centrale. Allora, avevamo annunciato appunto la presenza di Pierluigi Celli al nostro talk show, adesso dovremmo essere riusciti a recuperare, però dobbiamo andare in pubblicità, quindi subito dopo l'ultimo stacco pubblicitario cominciamo proprio dall'autore Pierluigi Celli. Grazie, a tra pochissimo. Grazie. Prende forma. PDM Talk sbarca in TV. Ogni settimana PDM Talk, programma che nasce dal quotidiano online Parole di Management, affronta le più urgenti questioni legate alla vita delle imprese e al loro sviluppo. Un'ora di confronto dove imprenditori, manager ed esperti
approfondiscono da punti di vista differenti i temi della più stretta attualità. Il salotto di PDM Talk, dopo un anno di trasmissioni in streaming, è pronto per la TV. Saranno le frequenze di Telenova ad ospitare un programma che in un anno, con i suoi autorevoli ospiti, tra cui Pierluigi Celli, Giulio Sapelli, Gregorio De Felice, Maria Cristina Gribaudi e Sebastiano Barisoni, ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Il programma sarà trasmesso in Lombardia e Piemonte, tra i territori con la più alta densità di imprese, che con la loro propensione all'innovazione trainano la nostra economia. Da queste regioni si riprogetta la rinascita dopo la pandemia. E noi, insieme con i nostri ospiti, saremo qui a documentarlo. Eccoci, siamo ritornati dopo la pausa, il dottor Celli è collegato con noi, abbiamo qualche difficoltà legata alla banda, per il resto questa è una trasmissione smart, quindi gestiamo l'imprevisto. Ecco, dottor Celli, lei nel suo libro scrive che l'azienda è un mondo da abitare, quindi non possiamo rinunciare alle esperienze e alle relazioni sociali che si generano nel luogo di lavoro. Cosa possiamo dire? Ma dunque, io ho guardato, sono passato dall'analisi dello smart working, che era poi, come dire, una necessità che di smart aveva molto poco, per la verità, insomma, serviva semplicemente a continuare a lavorare, quindi continuare a pagare i dipendenti in condizioni oggettivamente difficoltose, a capire che cosa tutto questo poteva comportare una volta assimilata l'esperienza, per cambiare anche un po' la struttura organizzativa delle imprese, che era ancora tutta orientata a una modalità molto tradizionale. Cioè, le crisi sono crisi ricorrenti ormai, cioè la situazione normale per il mondo, ma all'interno del mondo per le nostre imprese è una situazione di crisi più o meno permanente. La situazione di crisi richiede la necessità di confrontarsi con delle variabili che cambiano in continuazione, non hanno rapporti lineari tra di loro, e quindi tutto sommato sono anche molto imprevedibili quando possono capitare, con che violenza possono capitare, dove si devono scaricare o si possono scaricare. Quindi le organizzazioni tradizionali, tutte fondate ancora, anche se con molte variabili, con molte varianze nel tempo, sul modello comando-controllo e la linea gerarchica, sono le meno adatte a in qualche modo intercettare la variabilità dei contesti e la complessità dei contesti con cui le imprese si confrontano. Quindi il problema è capire come devono cambiare le organizzazioni per rendere il contesto molto più flessibile, in grado di anticipare possibilmente quello che succede, o quantomeno adattarsi flessibilmente ai cambiamenti che avvengono. Ecco, lei ha scritto anche che non si resta a lungo dei capi senza terra. Sì, perché in realtà quello che in qualche modo si viene a verificare, sia per quanto riguarda l'uso ormai massivo delle tecnologie digitali, quindi tecnologie di rete, sia per quello che si è venuto verificando proprio col dislocamento, la dislocazione a distanza di gran parte dei dipendenti di molte aziende, e quindi la fratturazione del perimetro aziendale. Siccome il potere all'interno delle aziende è un potere perimetrato, nel senso che è tanto potere quanta terra in qualche modo domini, va bene. Una volta che tu rompi il perimetro aziendale, la terra, come dire, si disloca, si disperde, quindi viene a mancare anche visibilmente, fisicamente, come dire, la correlazione tra potere e quantità di spazio che tu domini. Lo span of control, come dire, in qualche modo va in crisi, proprio perché soprattutto il capo intermedio non ha più il controllo fisico di quelli che dipendono solo da lui. E quindi da questo punto di vista va in crisi il sistema dei poteri. Il potere è sempre stato tradizionalmente cuius regio e ius et religio, cioè tu avevi tanto potere quanta terra, quanto spazio dominavi. Nel momento in cui lo spazio che domini si frattura, si disperde, eccetera, eccetera, anche il tuo potere cambia quantomeno di segno e di potenza. Quindi da questo punto di vista è un sommovimento che va valutato,
perché complessità da una parte, imprevedibilità dall'altra, riduzione dei poteri territoriali sostanzialmente, soprattutto dei poteri territoriali, anche perché la tecnologia digitale in qualche modo elimina quello spazio-tempo, quindi riduce praticamente a zero i limiti, i confini, eccetera, eccetera, quindi in qualche modo invade anche il territorio del potere. La tecnologia digitale è per definizione trasversale, le organizzazioni sono per definizione verticali, da qualche parte un qualche snodo bisogna trovarlo. Quella della cultura dei capi è uno dei temi centrali che affronta nel suo libro. Vorrei chiedere però all'avvocato Rotondi come fa il capo allora, se non ha più la terra, effettivamente a fare il capo. Non la sentiamo. A chi? Dicevo che questo è un tema centrale che però non è dissociato dal tema generale della cultura, no? Io credo che qui, ma lo stesso dottor Celli nel libro analizza in maniera un po' più a fondo il tema del cambio culturale, parliamo della funzione, del funzionare, cioè di tutta una serie di elementi che sono sociologici anche. E riprendo sotto questo profilo proprio una citazione che il dottor Celli fa all'inizio del libro, no? Dove si parla della ritirata dal sociale dell'impresa che ha creato poi più povere competenze, no? Nella incapacità, rende incapace la gestione della complessità. In realtà come farà quindi il management? Ci deve essere un'inversione di tendenza, dobbiamo andare verso il recupero della complessità del ragionamento organizzativo e il recupero quindi di quelle che possono essere le competenze. Mi permetto solo di fare elevare un attimino il punto. Noi parliamo sempre di cultura, di formazione e l'importanza di tutti questi elementi. Però, leggendo anche dei testi abbastanza interessanti come Mediocrità di Alain Delon, piuttosto che il libro di Paolo Iacci, che è sotto il segno dell'ignoranza, noi diciamo tutto il valore di tutti questi elementi all'interno però di una società che culturalmente sta andando in direzione completamente opposta, dove assistiamo a un elogio dell'ignoranza che viene elevata a modello e non più a vergogna, e a un potere che è determinato da un livello di mediocrità assolutamente perseverante, e quasi alla critica nei confronti dello specialista, alla critica nei confronti di coloro che è tecnico, di coloro che sanno più di altri per esperienza. Quindi lo smart working ci potrebbe dare il via e il là ad un cambio veramente culturale, ma che è un cambio sociologico, non solo imprenditoriale. Ed ecco che l'impresa deve essere vissuta. Credo che questo possa essere il trade union fra quanto viene nel libro. È chiarissimo, l'impresa deve essere vissuta, però appunto volevo tornare dall'autore del libro per fare questa considerazione, cioè lui ci sottolinea il fatto che non è possibile, non è sensato adottare delle soluzioni frettolosamente, quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Sulla classe dirigente poi naturalmente rimando al nostro convegno dell'11 di marzo. Dottor Celli. Sì, ho sentito. Ma io credo che noi abbiamo un'occasione, le imprese hanno un'occasione, l'avrebbe anche il paese, ma insomma adesso limitiamoci al discorso delle imprese, un'occasione straordinaria per utilizzare quello che sta succedendo in termini molto precisi, molto precisi. Cosa sta succedendo in fondo? Noi mettiamo i nostri dipendenti, mettiamo i dipendenti che vanno a lavorare a distanza in condizioni tali per cui loro in qualche modo, come dire, assolvono quello che è il loro curriculum, quello per cui l'azienda li ha presi, eccetera, eccetera, nel contesto molto più vasto, io dico, della loro biografia, in cui loro sanno fare molte più cose di quelle che teoricamente l'azienda gli viene richiesto per quello che devono fare, per il contratto, eccetera, eccetera. Cioè il nostro dipendente, in qualche modo, lavorando da distanza, dovendosi in qualche modo attrezzare, va bene, per rispondere a stimoli che non sono più quelli fisici, immediati, eccetera, eccetera, dovendosi assumere responsabilità all'interno di progetti, di organizzazione, eccetera, eccetera, dovendo modulare anche il suo tempo, dovendo
far convivere il tempo del lavoro e il tempo della sua vita normale per la prima volta da tanti anni, credo che diventi esso stesso ridondante rispetto a quello che l'azienda era tradizionalmente abituata a chiedergli. E questo è fondamentale, perché rispetto alla complessità delle cose, o tu hai variabili ridondanti che riescono in qualche modo a fronteggiarla, oppure tu la complessità in qualche modo non la domi. Ecco perché secondo me la condizione di sperimentare discorsi un pochino più larghi di quelli semplicemente di a domanda rispondo, oppure a chiamata ti fai presente e stai all'interno di una riunione. Credo che questo sia fondamentale invece per imparare come la flessibilità, per essere una dote che l'azienda chiede ai suoi dipendenti, debba essere qualcosa che l'azienda valorizza in termini di strutture, processi flessibili per valorizzare una disponibilità maggiore di risorse e di valori che sono più larghi di quelli della semplice specializzazione che gli viene riconosciuta via curriculum. Questa condizione è una condizione storicamente fantastica se viene colta. Una delle tesi più forti del libro di Pierluigi Celli è quella che riguarda proprio lo star lontano dalle soluzioni frettolose, soprattutto per applicare dei modelli di smart working, quindi parla di smart working consapevole. Andrea Del Chicca, voglio chiederle davvero una battuta, perché siamo agli sgoccioli della nostra puntata. Come si può declinare quindi lo smart working consapevole e, nel caso, formare i capi adeguatamente? Sì, lo dico con una battuta, abbandonando anche certi slogan. Adesso tutto deve essere smart, tutto deve essere cosa. Allora, guardiamo il working e guardiamo quanto questo working c'è in termini complessivi di benessere e anche di prestazioni che le persone devono dare in azienda. Quindi il tema è come creare le condizioni anche attraverso questo smart working, ma soprattutto c'è un di più di formazione, di comunicazione, di welfare complessivo, ma anche di numeri e di risultati che le aziende devono garantire. La formazione, come diceva il mio capo, io non credo nella formazione, diceva il mio vecchio capo, credo nell'apprendimento. Quindi il tema non è la formazione, ma trovare strumenti per chiedere ai nostri capi come rivedere insieme un modello che è un modello di management e un modello di leadership per le nuove esigenze anche in termini di conto economico. Grazie, Del Chicca, una battuta. Grazie, una battuta a Pierluigi Celli, siamo in chiusura, la vita non è uno smart working, quindi ci diamo una battuta per chiudere la nostra puntata. Io credo che il problema fondamentale non siano i lavoratori, il problema fondamentale per che riescano è in qualche modo rimodulare le funzioni, il ruolo dei capi intermedi. Perché i capi intermedi sono quelli che avranno più difficoltà a capire come riorganizzare la loro vita con i loro dipendenti, semplicemente non avendo più gli strumenti di controllo fisico. Grazie a Pierluigi Celli, noi siamo in chiusura, ricordo il libro La vita non è uno smart working, che potete naturalmente prenotare nei nostri siti. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, Dario. Grazie Chiara, infatti siamo ormai davvero oltre il limite, quindi grazie davvero per essere stati con noi. L'appuntamento come sempre è ogni venerdì in diretta alle ore 12 sui canali digitali della casa editrice Este, in replica ogni martedì alle ore 23 su Telenova. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci.